Nel salotto di Dialogo TV oggi abbiamo due ragazzi della band Il Fieno. In realtà sono quattro le persone che suonano e cantano in questa band tutta locale, perché voi ragazzi arrivate dalla provincia di Milano e di Varese. Come mai questo nome Il Fieno? È nato un po', a dire la verità, per caso, attraverso un velocissimo brainstorming in sala prove. E è nato, più che altro è nato da una nostra canzone che è presente anche nell'EP che è appena uscito, che si chiama Fieno. Appunto, parliamo del vostro LP uscito a metà settembre, quindi proprio recentissimo. Potete raccontarci qualcosa sulle sonorità, su cosa vi ha ispirato nella realizzazione di questo album? È un EP di 5 tracce, quindi non è esattamente un album. È nato in realtà in vari mesi, perché queste canzoni sono state scritte in modi diversi e da membri diversi di noi, spalmate in un lungo tempo, insomma. E è nato quasi per caso, nel senso che noi abbiamo cominciato ad accumulare queste canzoni ed effettivamente ci siamo accorti che alcune funzionavano veramente bene. Più o meno quando ci siamo accorti di questa cosa siamo stati, come dire, notati, potremmo dire, in maniera abbastanza casuale, in realtà, da Stefano Clessi, che è il produttore dei Capo Nord, l'ex produttore di Marta sui Tubi, e ci ha proposto di cominciare una collaborazione assieme a lui e ci ha aiutati su alcuni aspetti della nostra musica a cui noi non avevamo pensato. Ci ha spostato un po' su sonorità anni 80 che si sposano molto bene con quello che facciamo noi, con la nostra ricerca melodica, però noi non ce ne eravamo accorti di fatto, non la valorizzavamo. I Clessi ci ha anche visto lungo, perché effettivamente siete stati selezionati come band per la settimana della musica da MTV. MTV una New bella Generation, sì. Esperienza. Sì, molto, molto bella, molto, come dire, siamo rimasti molto sorpresi da questo, perché è accaduto tutto con una velocità tale che non ce ne siamo nemmeno resi conto. Però siamo stati selezionati perché effettivamente Latito, che è il singolo di cui MTV si è accorto, è veramente una bella canzone anche a nostro avviso. Ed è una canzone nel quale molti che vivono delle vite simili alle nostre si possono rispecchiare. Attualmente non avete un'etichetta, non siete prodotti da qualcuno in particolare, ma chi volesse ascoltare e avere il vostro album, come può fare? Credo ci sia una distribuzione digitale. Sì, c'è una distribuzione online tramite Tomobiki, che è collegato con iTunes, e noi siamo scaricabili da iTunes. Quindi, sì. E chi invece vuole ascoltarvi dal vivo, possiamo già iniziare a dare qualche data di prossimi concerti e vostre esibizioni? 30 ottobre, che è una domenica, al San Vittore, di fronte all'omonimo carcere qua a Milano, mentre il 4 novembre ritorniamo dalle nostre parti al Code Club di Busto Arsizio. È difficile per una band giovane emergere nella, periferia di Milano, comunque nel milanese piuttosto che nel Varesotto? Ma guarda, direi di sì, per diversi motivi. A parte il sempre minore numero di locali che favoriscono lo sviluppo della musica, che sia indipendente, comunque della musica propria, perché se facciamo caso, molti locali adesso avvantaggiano in più cover band, ad esempio, che richiamano certo un numero maggiore di pubblico. Il fatto è che oltretutto le band sono tantissime, sono veramente tantissime, anzi sono troppe, e le band valide sono ancora meno, quindi in realtà si è perso il gusto, non c'è più la capacità chiara per un gestore di locali di capire quando una band è valida e quando non è valida. Di cosa trattano le vostre canzoni? Ci sono delle tematiche particolari? Ma trattano in realtà di quello che viviamo tutti i giorni. Noi, come abbiamo già detto prima, veniamo dalla provincia, lavoriamo, studiamo e quindi viviamo delle vite piuttosto normali, piuttosto standard per quelle che sono le vite delle persone delle nostre parti. In luoghi spesso non meravigliosi, perché poi nel senso, veniamo da Legnano, da San Vittore, da Busto Arsizio, posti non
come dire, non particolarmente stimolanti. E noi cerchiamo da questi pochi stimoli di tirare fuori il positivo. E la musica è uno di questi mezzi. E la musica è uno di questi mezzi, ce ne sono tanti, noi abbiamo trovato questo, insomma.